Che vuoi, spararmi? Fallo, dai, che hai da perdere tu? Io non ho da perdere nulla, quindi sparami. Fallo! Ci sono due vie d'uscita. Quella facile, in cui esci dall'ingresso con me, o quell'altra, in cui ti tagliano la corrente. Usano i lacrimogeni, irrompono dalle finestre. A te la scelta, tu non lo vuoi. E io neanche. Tutto questo poi lo fanno di notte. Ce li hai gli infrarossi? Ce l'hai le maschere antigas? Forse. Sto per dare l'ordine. Basta cazzate. Primo, non si ordina un assalto se non c'è un ostaggio ucciso né minaccia immediata. Secondo, se finisce in questo modo, comunque vada, tu non fai la parte dell'eroe. Non ci provare con me, furbacchione. Andiamo. Ok. La sai una cosa? Io ho il culo parato comunque. Ma non mi sentirei troppo a casa mia qui se fossi in te. No, vengono a mettermi la parabola mercoledì. Ah! Allora perché non esci dalla porta? Lo farò. Uscirò passando da quella porta quando sarò pronto. E se ti dicessi di farlo oggi? Neanche ci provo. Hai qualche altra proposta? Oh, ti prego, non parlarmi di proposte. La mia ragazza vuole una proposta da me. Ti senti troppo giovane per sposarti? No, non troppo giovane, no. Troppo povero. Dovrei rapinare una banca. Voi due vi amate? Sì, sì, ci amiamo. Allora i soldi non contano. Grazie, rapinatore. Dico solo che i soldi non danno la felicità. Grazie. Veramente, è una lezione di vita questa, sai? Perché non arriviamo all'angolo al Killarney Rose, eh? Lasciamo perdere questa storia degli ostaggi. Ci facciamo una birra, offro io. Grazie, detective, ma cerco di evitare bar, sbarre e affini. Ci ripensassi mai, l'offerta è sempre valida, va bene? O in carcere o l'obitorio. I secondini o i becchini. Pensaci bene. Tic-tac, tic-tac. Ehi! No. Ehi! La finiamo? Hai oltrepassato il limite, cazzo. Il pullman, Kojak, qui davanti. Tu pensi che blefo? Fa un passo falso e poi vediamo. Fatto! Alzate gli scudi! Allora? L'ho portato dove volevo. Sì? E dove? Dietro di me, e mi sono abbassato le mutande. Se non altro è un inizio. Cristo santo. Ma che cazzo quanto? Fai? Ti due. Sei fatto mettere sotto da quello? Quanto? E se ti vedeva la faccia? Due. E se io non ero armato? Due, massimo tre ore. Tu a questo sbirro permetti di avvicinarsi troppo. Che è successo? Gli ho dato tutte le scuse per costringerlo a sparare. Sì. Non lo farà mai. Perché? Perché non è il tipo. Arretriamo un passo e analizziamo la questione. Sappiamo che ha pianificato tutto. Il nastro, le telecamere, i costumi. È chiaro che ha un piano, ma che non ha mai incluso aeroplani. Ha un preciso scopo, ma non è un violento. Eccomi. Com'è la ricezione? Come? La telecamera sul furgone. Stringi sulla finestra del secondo piano. Rourke! Pronti, pronti! No, 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 no! Cazzo! Cazzo! Combini! Perché? Non è evidente? Ma che fai? Avanti! Questa non è una rapina! È tutta colpa tua. Te l'avevo detto di darmi i pullman. Vaffanculo! Non sono stato io a sparare! Ho 50 persone qui dentro. Rompi di nuovo le palle e ti faccio passare i due giorni vabbè, più lunghi sì, della bene, tua vita. Va bene, senti, tu dimmi che cos'è che veramente vuoi e tranquillo che te la procuro. Promesso. Te l'ho detto. Due pullman, un aereo. Sì, 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 e due biglietti omaggio per lo Yankee Stadium. Andiamo, non facciamo i furbi tra furbi.
Hai pianificato ogni dettaglio fin dall'inizio. Hai manovrato tutti come burattini, incluso me. E ora dico basta. Sei troppo sveglio per essere uno sbirro. E ora vattene a fanculo da qui. Che vuoi, spararmi? Fallo, dai, che hai da perdere tu? Io non ho da perdere nulla, quindi sparami. Fallo. Sparami. Vaffanculo. Digli di mandarmi qualcuno sano di mente.